da riuscire a recuperare la partita. Riusciamo a trovare il pareggio, però se avevamo ancora qualche punto in più, contento di questa crescita, comunque anche ripetersi nei gol vuol dire una certa crescita anche personale. Come vedi il seguito del campionato? Ecco. Sono contento che mi sento molto bene in forma in questo periodo. Aspetto il giorno d'andata, ho avuto molte occasioni per fare tanti gol, adesso le occasioni non stanno arrivando, la palla di terra porta, spero di continuare con questo ritmo. È stato sbagliato l'approccio secondo te stare fino a questa partita? Ma sbagliato l'approccio non credo, magari il Parma nei primi 20 minuti è partito molto bene. Poi quando vai sotto di due gol così con due tiri in porta, magari un attimo ti spaventa all'inizio, che noi abbiamo tentato troppe volte di giocare con la palla lunga nel primo tempo, quindi facciamo un po' di fatica, però le occasioni le abbiamo avute anche al primo tempo per aver preso la partita. Per sfortuna non l'abbiamo fatta, però credo che il 2-2 finale alla fine sia anche giusto. Qual è stata dal punto di vista così sulla presenza sul campo? Quale difficoltà abbiamo messo i difensori del Parma, insomma, Carelli, esperienza? C'erano due difensori che hanno tanta esperienza, che appunto diciamo delle palle alte, anche così per loro è molto facile intervenire, sono bene il corpo, poi sono attaccanti, palla addosso così è difficile anche tenerlo. Dovevamo riuscire a muovere di più la palla, far correre di più loro. Come abbiamo fatto nel secondo tempo, che abbiamo chiuso di dire, tantissimo la palla. Tu sei partito, cioè, qual era il tuo compito tattico dal punto di vista? Tu sei partito dalla sinistra, no? Sì, ero partito a 4-3 a sinistra. Poi nel primo tempo la mia ha deciso di cambiare modulo. Ti ha sorpreso la posizione iniziale che ti aveva dato il mister Inzaghi? No, comunque erano già parecchie volte che giocavo a destra, sì. 4-3, quindi. Ma ti trovi meglio a destra o a sinistra? Ma mi sono trovato molto meglio a destra, però chiaramente stando vicino un'altra punta lì davanti, diciamo più nel ruolo. Però. Sì, poi chiaramente sei stato più vicino a Greco, perché dopo avete giocato con 4-2-4. Sì. Per cercare di recuperare la partita, alla fine ci siamo messi a 4 lì davanti, per cercare anche più combinazioni, più presenza in area con il rosso. Grazie.